Il Papa non è stato accolto solo da lampedusani e turisti qui nell'isola, ma anche dai migranti, migranti appena sbarcati. Questa mattina intorno alle 7:30 ne sono arrivati in 165, recuperati in alto mare dalla Guardia Costiera e dalla Guardia di Finanza. Vediamo. Vi ringrazio per l'accoglienza, grazie tante, grazie per la vostra testimonianza. A me è sembrato Gesù sulla terra. Mi sono emozionata nel vedere la tenerezza che c'è negli occhi, lo sguardo quando prendeva i bambini in braccio. Quasi quasi volevo diventare io bambina per essere presa sulle sue braccia. Abbiamo vissuto un'esperienza bellissima. Il Papa che è venuto a Lampedusa è stato veramente meraviglioso. Quando l'ho sentito dire che ho capito che lo dicevano su TV 2000, e ho provato una grande gioia. Una cosa grande, al di là del fatto che Lampedusa è meravigliosa, vedere il Papa qua in questa isoletta piccola mi è sembrata una cosa grande, è una cosa che non riesco neanche a esprimere con una parola, cosa bello, bello Lampedusa, bravi lampedusani, bravo il Papa. Mi sono emozionata tanto. È una cosa, un sogno, è sembrato un sogno, una cosa che non si può descrivere quanto fu emozionante e bella. Allora, un'emozione fortissima, anche perché dopo 15 anni che vengo a Lampedusa, questa le ha superate tutte. Ma secondo me è un uomo che parla con gli uomini. Signora, il Papa vi ha salutato con Oscià. Sì, è stato bellissimo. Sì, Oscià. È un modo affettuoso di dire: oh caro, oh gioia, Oscià, oh fiato. A voi, Oscià.